Allora, è con grande soddisfazione che mi siedo qua stasera perché abbiamo ottenuto un risultato estremamente gratificante, dicevo, è un risultato che ci premia, io credo, in primo luogo per la grande stagione europea che abbiamo fatto l'anno scorso. Una finale dopo così tanti anni, con l'entusiasmo che abbiamo portato da Varese in Francia, e una cavalcata di 13 vittorie su 20, e credo che poi il lavoro che è stato fatto dal club quest'estate per cercare di ottenere questa wild card, e noi il cerchio si è chiuso questa sera con due partite di grande sofferenza, con due partite che sono state, secondo me, lo specchio di quanto buono sia questo gruppo, di quanto sia grande la qualità delle persone, dei giocatori che abbiamo avuto la bravura e la fortuna di firmare quest'anno. Non so dove andremo, quanto lunga e bella sarà la nostra strada e il nostro percorso, però io credo che in queste due partite, un po' per due motivi, per la qualità e la solidità dei nostri avversari, e per la condizione ancora lontanissima dall'essere ottimale della nostra squadra per il precampionato estremamente travagliato che abbiamo avuto, ecco, questa sera si è chiuso il cerchio e per questo sono molto contento. Ovviamente per tutto lo staff tecnico che dopo il primo anno da esordienti a fare una manifestazione europea ha la fortuna e il premio di potersi confrontare con almeno sette squadre più importanti rispetto a quelle dell'anno scorso, per tutti i nostri tifosi che ci speravano, per tutto il nostro ambiente, il club che ci ha lavorato tanto per riuscire a presentarsi al palcoscenico europeo che conta. Quindi questa era la presentazione dovuta e vi ringrazio della pazienza. Per quanto riguarda la partita di questa sera, cosa dire, sono stati 80 minuti molto equilibrati. Ora non ho letto le statistiche, ma nella prima gara eravamo stati 18 minuti noi avanti, loro 15, con quasi tantissimi cambi di fronte e mai scarti superiori ai 5-7 punti. Questa sera credo sia stata la copia, a parte la nostra partenza sprint, poi dopo la gara è vissuta sui binari dell'equilibrio, perché così doveva essere, così era scontato che fosse, perché due partite così ravvicinate, con tre viaggi per noi e con un viaggio, con due viaggi per noi e un viaggio per loro, insomma non poteva essere che così. Sono molto contento della reazione e del fatto che non abbiamo mai mollato, del fatto appunto che i nostri ragazzi hanno voluto fortemente regalare questa soddisfazione. Se avete delle domande, così vi do soddisfazione anche a voi, se no vado fino a domani e poi vi annoio. Sul tuo possesso, hai chiamato un fallo, il ragazzo non l'ha fatto? No, allora, abbiamo chiamato un fallo, ma non immediatamente. A quel punto, da 8 secondi, siamo andati a 1,92 con una grande difesa di Eyenga. A quel punto, sinceramente, prendere un fallo in un secondo 92, rischi di fare un fallo su un tiro da tre punti o comunque non in condizioni estreme. Quindi negli 8 secondi che separavano dal penultimo all'ultimo possesso, sì, ho chiesto di far fallo, non subito, quindi di lucrare del tempo. Per quanto riguarda invece gli ultimi 1,92, sinceramente era troppo rischioso andare a fare un fallo in quel frangente lì, quindi rischiavi di fare un fallo su un catch and shoot che rischiavi poi di dare tre tiri liberi, quindi è stato fatto bene quello che è stato fatto, hanno fatto una magata, ma per fortuna con il piede sulla linea dei tre punti. C'era piede da dietro, non si vedeva? Non credo ci siano dubbi, poi la reazione dei nostri avversari va rispettata, quindi aspetteremo le telecamere e i foto immagini, ma dalla nostra posizione, e io ero in una posizione estremamente, io, i miei colleghi e tutti noi eravamo in una posizione estremamente vantaggiosa, ci è sembrato senza alcun dubbio che fosse il piede sulla linea, almeno un mezzo piede sulla linea, ma insomma da qui a che andate in stampa avrete modo di verificarlo, no? E quindi si vedrà, ma non credo ci siano dubbi.